John Tesh, I had better be tonight. Abbiamo già in sottofondo qualcosa, non so cosa sia. Meglio stasera, meglio stasera. Bisogna subito annunciarlo loro. Quello che ho sentito, con noi il comandante Galla, in volo dal 9 marzo. Sopra le nostre teste, 9 marzo, vi ricordate, no? È partito il 9 marzo. Ci racconterà dei suoi viaggi intorno al mondo e come si è organizzato sul suo aereo, visto che non può atterrare ormai da 9 mesi con comandante, noi, Galla. Comandante, pronto? Comandante. Buongiorno. Buongiorno. Buonasera, perché qui ormai è tardi. Buonasera. Scusate, ma qua in alto c'è sempre il sole, capite? Io ha ragione, sì. Le nuvole. Poi lei, forza di girare il mondo, lei è sempre al sole, praticamente. Sempre al sole, ogni tanto scendo, faccio la spesa con carrello. Senta questo bimotore che c'ha sotto, senti, mai grippato, no? È grippato, bimotore. sentite, ho sentito che avete messo John Tesh, Cash. Tesh. È un altro uomo. Ah, un pesce, quello è un pesce d'aprile, questo qua invece è un pesce di dicembre. No, perché volevo fare un omaggio a John Le Carré, no? Sì. Tutti i libri. Bravissimo, bello. Sentite, allora sto raccogliendo un po' di primule in questo periodo, ho tante primule, ogni tanto volo basso, raccolgo la primula e la porto su. Già scalato, sentito. Sentiamo quando scala il motore, scusi. Quando vola più basso. Vola basso. Perché lei non sente, perché ha le cuffie e non sente il rumore del motore. Non sento io. No, io ho le cuffie. Poi ho fatto l'albero di Natale. No, dicevo, ho raccolto le primule, sì? Così mi faccio il vaccino prima di tutti gli altri. Anzi, primula di tutti gli altri. Non so se avete capito magari uno la capisce anche domani, volendo, non è che bisogna. Anche domani mattina si sente, ma che bella. Sentite, allora, prima cosa ho fatto l'albero di Natale sull'aereo. Bello, soltanto che è un casino, perché qui mi arrivano tutti gli aeroplani, perché vedono le luci che si accendono e si spengono. Pensano che io sia un aeroporto. Il faro, fa da faro. E vogliono atterrare sul mio aereo. È un casino. Sentite un po', però qui vedendo un po' il mondo dall'alto, ho raccolto un po' di informazioni. Per esempio, non so se sapete che addirittura è stato fatto in Italia il primo matrimonio tra un uomo e una bambola gonfiabile. Eh sì, ho sentito questa mezza notizia. Ha sentito? Sì. Ma guarda che è fantastica sta roba qua, è stupenda. Finalmente finalmente una moglie che non rompe le scatole sta zitta. Adesso poi le donne. Io, a me viene dire che c'è sempre la bocca aperta, ma sembra brutto però dire così. ma lei è peggio di me. Allora. Diciamo che è meglio dirle prima di Natale queste cose che a Natale, dai, va. Certo. Comunque devo dire per tutte le donne in ascolto, guardate che c'è anche il bambolo gonfiabile, quindi potete anche voi tranquillamente sposarvi con un bel bambolo gonfiabile come vi piace a voi, però, biondo, moro. Sì. Scusi comandante, ma lei me le tira fuori dalla bocca però, cioè, adesso io non vorrei dire. Non dica queste parolacce radio, no, che ci sono i bambini. Nel senso che il comandante, comandante, non posso dirla questa, perché bisogna sempre tenerlo gonfio questo. No, ma lì quella zona lì è sempre in volo quella zona. È fatto di un materiale. Diciamo che quella parte lì non è gonfiabile. Non è gonfiabile. Però come sapete c'è anche chi invece si lamenta un po' della moglie. Allora cosa fa? Inizia a camminare. Questo qua ha camminato 250 km. Sì, vero. È andato dalla Lombardia è arrivato alle Marche, ma è un pazzo furioso. Però devo dire che anche noi in Lombardia abbiamo un assessore che anche lui cammina tanto, ha detto non dovete uscire dal vostro comune, sapete che abbiamo la zona gialla, rossa, blu, bordo, voi, poi che zona siete? Arancione, ma noi siamo ancora tanto. Gialla, devo dire la verità, io sono nella zona marrone. Insomma, nella merda. Insomma, la merda già da mesi, proprio. quindi da quella proprio non esco. Però in ogni caso questo assessore Gallera, voglio fare il nome, perché ha un nome molto un cognome preciso. È quasi uguale il suo, Galla, Gallera. Sì, però il mio è Galla, se mai può fare la battuta su Gallo. Invece Gallera posso fare la battuta che va in galera, capisci? Perché questo qua si è fatto una camminata di 20 km e detto, non me ne sono accorto perché ero sovrappensiero. Hai capito? Sì, è andato su un altro comune.
domani vado dalla mia vicina, faccio quello che faccio, e dico sì. Scusami, non mi sono accorto perché ero sovrappensiero. Comunque ci sono i complottisti, eh? Ci sono i complottisti, per quelli che pensano tutte le cose strane. Ne abbiamo sentiti tanti in questi tanti. Ma voi lo sapete che la Terra è un videogioco? Scusi, la Terra è un video gioco. Sì, è un videogioco, Per esempio, loro dicono vediamo PlayStation, giusto? Mm-hmm. Ecco, la PlayStation letta al contrario è Noit Atsp Alp. Ok? Eh? Che non so cosa voglio dire, però sicuramente è qualcosa di complottistico, capito? Sì. Quindi noi siamo dentro un complotto, capito? Vabbè, perché se lo dice lei... un complotto. Noi ci fidiamo della sua vista, della sua dall'alto. Certo, ma vi assicuro, io ho volato sull'Italia e l'Italia non esiste. L'Italia è una grande cinecittà, praticamente, capito? Bene. È stata fatta dopo la seconda guerra mondiale degli americani, da Bill Gates. Dopo la seconda guerra mondiale ha fatto l'Italia, detto che anche lei parla dei complottisti, ma anche lei no, ma è vero, ragazzi, ha fatto l'Italia, è tutto finto. Volete tre persone che dimostrano che l'Italia è una nazione inverosibile? Faccio tre persone: Salvini, Renzi e Di Maio. Loro, e tu capisci che siamo in un mondo di fantasia. Lei spara sulla Croce Rossa dall'alto, troppo facile. Lo so, io sparo dove sparo. Però l'ultima cosa, poi mi lascio con una bella poesia, se mi permettete. Certo. A Milano un tranviere impazzito sequestra i passeggeri e corre a velocità folle in centro col suo tram. Cioè, questo qua ha ciulato il tram, capito, con i passeggeri. Ma io l'ho conosciuto, poverino, questo è un appassionato. Io ho fatto l'albero di Natale per i miei bambini e sapete che sotto l'albero di Natale di solito si mette il trenino. Allora invece io non avevo il trenino, ho giurato il tram e ho messo il tram sotto l'albero di Natale. Voi immaginate quanto è grande quell'albero di Natale? Sì. Va bene, so che ha composto qualcosa finché era in volo. Allora, adesso torno serio, volevo dedicare a tutti gli ascoltatori una poesia. Bella, di augurio per il Natale, scritta da Yukio Mishima, quindi un giapponese bravissimo. La posso leggere? Molto a che fare con me. Le stelle, il titolo. Vai. Allora vado, voce impostata. Quando gli uomini guarderanno le stelle, nel loro cuore si leverà carico di essenze il vento della notte. Sulla foresta, sul lago, sulle città, le nuvole flutteranno tranquille. Allora le stelle inizieranno a cadere copiose e come la rugiada copriranno ogni cosa. Nel disegno tracciato dall'invisibile nastro divino, tutte le costellazioni crolleranno e una a una con estrema eleganza. Da allora in poi le stelle dimoreranno nella nostra anima e forse torneranno ancora a quei giorni in cui gli uomini erano dolci e meravigliosi come dei. Un applauso ci vuole qua. Sì, c'è arriva, eccolo qua, arriva. Arriva. È un augurio di tornare tutti noi dolci e meravigliosi come dei. Ciao, comandante. Tanti auguri, grazie. Buon Natale. Anche a voi. Veglia auguri da a sopra quanti. Di noi, mi raccomando. Andiamo con John Legend tonight. Ciao John Legend. Insieme alle stelle di galla. Ciao.